In quel tempo furono portati Gesù dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù però disse: «Lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli». E dopo aver imposto loro le mani, andò via di là. Ieri nel preparare questo commento mi son detto: perché non far parlare i bambini? Così ho scelto alcuni di loro al centro estivo e come Gesù mi son messo accanto e li ho ascoltati. Chi c'era prima di Dio? C'era qualcuno? Sì. C'era Adamo ed Eva. E prima di Dio è successo il Big Bang. Dio non ha un padre, si è creato da solo. Le scimmie, c'erano le scimmie prima. Prima di Dio non c'era niente. Poi sono le mie... No, non c'era niente. E poi dopo creato la terra. Poi boh, non so dove. Qualcuno più grande di Dio, secondo voi? Perché Dio è l'unico che ha il potere. E secondo voi, Dio dov'è che sta? In cielo. In cielo. E come sta? In piedi, seduto, vola, secondo te? In piedi perché deve sorvegliare tutti sulla terra. Babbo di Dio, chi è? Chi ha fatto Dio? Aspetta, forse lo so. Com'è che si chiamava? Giuseppe. Giuseppe è il papà di... cioè, è il papà di Gesù, cioè. Ma quando noi andremo in paradiso, voi come ve lo immaginate il paradiso? Un po' come la terra, solamente che nessuno è cattivo, sono tutti gentili. Anche perché in paradiso se sei cattivo vai nell'inferno. L'inferno non esiste. Secondo voi come sono fatti questi angeli? Secondo me sono persone normali con delle ali. Secondo me sono molto bravi, sono santi, perché hanno le ali e sono angeli con la l'aureola. Per me gli angeli sono speciali. Aiutano a capire alle persone cattive che hanno sbagliato e li aiutano a cercare, a migliorare. Invece il diavolo che cosa fa? Peggiora le persone. Uccide. Il diavolo uccide tipo la fede che c'è dentro. Tipo. Il diavolo uccide la felicità. Il diavolo oscura il cuore. Il diavolo fa sì che la felicità non si realizzi. Capito, capito. Il diavolo ammazza le persone, però nel centro. Le ammazza dentro, non le ammazza fuori. E invece di Maria, cosa dite? Chi è Maria secondo voi? Mamma di Gesù. Mamma di Gesù. E adesso dov'è Maria? In paradiso. La Madonna è salita in cielo il 15 a Ferragosto. Secondo me i santi sono delle persone che seguendo Gesù o anche seguendo i suoi insegnamenti e rispettandoli alla perfezione hanno fatto qualcosa di migliore. Secondo voi, perché Gesù vuole bene ai bambini? Perché anche lui è stato un bambino.